Allora, la pace, diciamo, me la dà mia mamma la mattina quando la chiamo e mi calma e mi dice tutto bene. Quindi, diciamo, questa è la mia pace fino a che non la risento, perché poi Certo. in realtà, insomma, l'umore durante la giornata cambia tante volte. Ci sono ovviamente momenti di sconforto che purtroppo non si possono controllare. La mente umana è capace di farti impazzire da un momento all'altro, purtroppo. Avendo mia mamma che è lì, ovviamente io passo giornate di grande stress e preoccupazione, quindi io ovvio che mi auguro con tutto il cuore che la pace arrivi presto. Quindi questo e in generale comunque per tutto il popolo ucraino assolutamente si merita una vita di pace, sì. Ho avuto tantissimo appoggio nelle ultime 2 settimane, veramente sia dai colleghi, sia insomma da altre persone, da veramente ogni angolo è arrivata tantissima solidarietà, tantissima umanità. Però allo stesso tempo quello che insomma sto cercando di fare qui è aiutare tramite le raccolte, tramite l'organizzazione di alloggi, tramite insomma anche qualche lezione di italiano, insomma. Quindi sto cercando di fare tutto quello che è nelle mie potenzialità. Il ricavato di questa sera è attraverso la Croce Rossa della sezione napoletana, attraverso il consolato ucraino, andrà per i profughi che sono arrivati qui a Napoli. Il nostro intento è quello di dare la possibilità anche ai tanti giovani profughi che sono arrivati qua, che in qualche maniera nei loro paesi hanno già iniziato degli interessi artistici, ad utilizzare le tante attività, i tanti progetti che abbiamo per l'educational e dare loro una continuità che possa rappresentare una normalità nella loro vita, nel quotidiano. A volte non basta il singolo evento, bisogna far capire che c'è una strada che possiamo fare assieme e credo che il San Carlo, che è già la casa di tutti, debba essere ancor più la casa di questi profughi che sono arrivati qui a Napoli. Questa serata è importantissima per noi perché significa la risposta di tanto pubblico alla causa giusta, che è la causa della pace. E anche la testimonianza di questa nostra ballerina Karina, che ha un papà russo e una mamma ucraina, rappresenta che l'amore può risolvere qualsiasi conflitto. Tanti artisti, come sapete, tra cantanti, musicisti, ballerini, vengono da questi paesi, dalla Russia, dall'Ucraina, e il palcoscenico è uno spazio di libertà, è uno spazio dove ognuno deve potersi esprimere con la propria arte. La Croce Rossa italiana è in contatto con la Croce Rossa ucraina, quindi a livello nazionale il presidente italiano, che è anche il presidente mondiale, è in contatto continuo con le Croce Rosse sia dell'Ucraina ma anche dei paesi limitrofi e stiamo mandando gli aiuti che loro ci chiedono. Noi ringraziamo il popolo anche napoletano e campano che con grande generosità sta raccogliendo materiale. Noi siamo, la scelta è di mandare materiale che serve veramente in questi momenti, e quindi materiale chirurgico, materiale kit trauma, farmaci che stanno partendo in continuità dall'Italia per l'Ucraina. E quindi noi dobbiamo aiutare tutti gli sfollati che sono ai confini, ad esempio con la Polonia o nelle aree più di difficoltà, e la Croce Rossa è in prima linea in collaborazione naturalmente con la Croce Rossa ucraina. Sicuramente la cultura è un messaggio sicuramente di pace in generale, la musica in sé ha sempre avuto un messaggio di pace, ricordiamo quanti musicisti hanno scritto per i momenti di grande distensione sociale. Il nostro compito è quello di trasmettere il piacere, la bellezza e non certo animi bellicosi, assolutamente noi siamo lontani da ogni tipo di guerre o di conflitti. È importantissimo che la cultura non è la politica, la cultura è la gente, il popolo. Qua abbiamo visto un balletto straordinario, vedete? Ecco, dove scandiva il tempo, il giallo, il rosso, il sole. Quindi Napoli, ecco, dà un grande messaggio. Quindi, ecco, grazie a Napoli, grazie a San Carlo, grazie a questi ragazzi straordinari che stasera ci hanno emozionato con la loro danza.